Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, giuro che ho quasi finito. Questo è il prossimo video e poi mi cambio, giuro che mi cambio. Allora, video recensione di prodotti per le unghie. Sono semplicemente due prodotti, ma preferisco recensirveli ora prima di accumulare altro e ritornare a incasinarmi le esistenze. E poi, come vi stavo dicendo all'inizio di questa serie di video, sto per fare due traslochi nel giro di pochissimo e vorrei evitare di portarmi, di sistemare le mie cose. Pensando anche alle recensioni che vi voglio fare e comunque avere i file in questo periodo di transizione almeno organizzati sul PC per poi lavorarci e caricarle di volta in volta. Quindi per questo vedrete solo due prodotti per le unghie in questo video. Ti invito ovviamente a mettere un pollice in su se ti piacciono le mie recensioni e iscriverti al canale per non perdere i prossimi video. E nulla, iniziamo subito. Primo prodotto di cui voglio parlare è questo smaltino della Benecos, si chiama Happy Nails Grip Beauty and Care con avocado e biotina, dovrebbe essere vegan in colorazione vintage red. È un bellissimo color rosso Marilyn Monroe. È stupendo, lo adoro. È una confezione da 5 ml, quindi molto piccola, quindi durerà pochissimo. Ma mi piace un casino. Ha un colore perfetto per le mani, per i piedi in inverno, in estate. Con un outfit semplice, con un outfit un pochino più impegnato, con un outfit professionale, con un outfit sfizioso, è bellissimo sempre. Con un trucco strong, con un trucco delicato, con un make-up no make-up, è bellissimo sempre. Comunque, veramente sono rimasta piacevolmente sorpresa del colore di questo smalto. Io l'ho acquistato su Eccoverde. Il prodotto ha il classico scovolino largo, accompagna benissimo lo scovolino accompagna benissimo lo smalto sull'unghia. Con un'unica passata riesco a colorare perfettamente le unghie. Ha un'asciugatura velocissima. Già alla prima stesura il colore è molto pieno, alla seconda è favoloso, giuro. Favoloso, lucido, bellissimo. L'unica pecca è che senza top coat dura sulle mani 3 giorni. Utilizzando anche guanti per fare i servizi, eccetera, dura 3 giorni. Ovviamente con un top coat buono sopra mi fa anche tutta la settimana. Considerate che sulle unghie dei piedi l'ho utilizzato anche senza top coat e quando dopo una settimana sono andato a rimuoverlo era ancora perfetta e ci sono andata anche a mare. In questo periodo ho ancora le scarpe aperte. Ricordo sempre che sto registrando da metà settembre. PS. Comunque, a parte la pecca dei 3 giorni solo sulle unghie delle mani, ma che sono quelle più a contatto con agenti che potrebbero rovinare lo smalto, e il resto è bellissimo, mi piace tantissimo. In napoletano, accattatoville, tipo pro pubblicità, accattatoville. Mi piace un casino, veramente bello, bello, bello. Bellissimo, non so che altro dirvi. Secondo prodotto per questa recensione e ultimo è questo Quick Dry della Debbie Nail Drops, quindi sono le goccine asciugasmalto. Sono 7,5 ml con il classico dosatore puff puff e la classica goccina un po' oleosa che aiuta ad asciugare prima lo smalto. Non la uso sempre, nel senso che tante volte cerco di mettere lo smalto quando so che per 2-3 ore rimango così. Visto che in questa casa purtroppo, non sto scherzando, ovviamente ora non vivo più con i miei genitori e devo fare più servizi, prima me li dividevo con mamma praticamente, ora li devo fare da sola. No, anche il mio fidanzato mi aiuta tanto, lui cucina, sistema la cucina, eccetera, però il resto cerco di farlo io. Io più, ho meno ore lavorative settimanali rispetto a lui, quindi gestisco più la casa.
e aiuta tantissimo avere in quelle giornate in cui ti vuoi cambiare lo smalto ma hai poco tempo, queste goccine che ti aiutano ad asciugare prima lo smalto e sono ottime. Io le utilizzo da tanti anni, forse le prime che comprai erano quelle di Essence, ho preso anche quelle di Kiko, ho preso quelle di Rocher. I Rocher li adoro, ma odio come sono fatte. Non sono a contagocce, ma una specie di pennellino che non puoi appoggiare sullo smalto fresco perché ti leva tutto, quindi devi sgocciolare con il pennellino. Quindi la struttura del prodotto è ottima, ma non mi piace il packaging. Io preferisco questi a più. Di solito sulle unghie piccoline una goccina basta. Di solito metto la mano in questo modo e vado a passare la goccia, far cadere la goccia così e aspetto che il prodotto passi su tutta l'unghia. Sul pollice ne metto due, idem con patate per i piedi, le unghie piccole una sola goccia, il ditone la faccio tre gocce. Facendo scorrere poi il prodotto in questo modo, quando è arrivato alla punta, dopo posso ovviamente rimettere le mani in posizioni differenti e lo smalto poi si asciuga veramente in modo rapido. Ok, questo video recensione di prodotti per unghie finisce qua. Io spero che ti sia stato utile. Rinnovo ovviamente l'invito a mettere un pollice in su se ti è piaciuto questo video, a iscriverti al canale se non vuoi perdere i miei prossimi video e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!